Exoratix, oggi vi presentiamo una review molto interessante. Parliamo di Audi A1 Sportback 1116 cavalli alimentata a benzina in questo splendido allestimento Admired Advanced. Immatricolazione a febbraio del 2021, 45.000 km all'attivo, bellissimo il colore della carrozzeria. Bianco a contrasto con le nostre modanature, tetto completamente nero. Nero che ritroviamo anche sul nostro frontale per quanto riguarda la mascherina dove spicca all'interno il nostro logo della casa tedesca e per quanto riguarda tutti i dettagli della nostra vettura. Linee di tensione molto interessanti che ritroviamo non solo sul frontale ma anche su tutto il laterale, e facciamo direttamente un focus sui nostri cerchi. Cerchi in lega montati su gomme stagionali estive da 17 pollici. Per quanto riguarda il laterale, sicuramente interessante questa ripresa del nero che va ad abbracciare completamente il nostro tetto. Apertura keyless, quindi non avremo bisogno di avere le chiavi a portata di mano, ma bensì anche semplicemente nella nostra borsa. Per quanto riguarda il posteriore, andiamo a riscontrare i sensori di parcheggio che ci agevoleranno nella nostra manovra, e parliamo di un bagagliaio molto capiente. Nonostante parliamo di una berlina, 335 litri, così come lo vediamo adesso, 1090 andando ad abbattere la panca posteriore, che è frazionabile 2/3, 1/3. Cappelliere estraibile, pianale rigido, naturalmente dove sotto troviamo la ruota di scorta, e quindi diciamo che lo spazio sicuramente non manca. Scopriamo insieme gli interni. Sedute molto semplici per quanto riguarda il posteriore, 3 sedute per 3 passeggeri, i due laterali sono dotati di ganci Isofix e naturalmente abbiamo questa ripresa molto semplice del colore che va in tinta carrozzeria per quanto riguarda sia il tunnel sia per quanto riguarda le sedute anteriori, che adesso scopriamo. Allora, eccoci a bordo, sicuramente ritroviamo la stessa semplicità dei tessuti che naturalmente ci interessa perché abbiamo invece un focus principale sul nostro cruscotto digitale. Per quanto riguarda invece il cambio, parliamo di un 6 marce con la retro, quindi in avanti, naturalmente freno stazionamento manuale, doppio vano portabibite e vano principale per quanto riguarda i vani portaoggetti direttamente sotto il cruscotto, dove abbiamo i nostri ingressi USB e il DOS 12 volt. Antipattinamento, start and stop disattivabile appena dietro le nostre 4 frecce, mentre per quanto riguarda il nostro display touchscreen leggermente inclinato verso il lato conducente. Sotto troveremo tutta la nostra gestione automatica del climatizzatore, mentre a volante col nostro cruscottino digitale avremo un volante multirazza in pelle con comandi per la connessione Bluetooth e viva voce nella parte di destra. Nella parte di sinistra, nascosta per lì e dietro, abbiamo il limitatore cruise control. Gestione luci, gestione cristalli automatici direttamente posizionati dietro, e naturalmente qua non lo vedete, ma abbiamo anche la deselezione dell'antisbandamento. Per quanto riguarda invece nella parte di sinistra avremo anche la gestione luci automatiche e la gestione dei fili nebbia anteriori. Per quanto riguarda pannello portiere troveremo invece la gestione cristalli automatica, sia per quanto riguarda i cristalli anteriori che posteriori. Media ottima per quanto riguarda i consumi, 4.8 litri in 100 km. Vieni a scoprire la impronta consegna, ci trovi sul nostro sito ratix.com.